Sono tornata qui con un video dei prodotti finiti, che sono video che io amo, li guardo sempre perché sono un po' fissata soprattutto ultimamente con lo smaltimento e quindi praticamente mi piace, quindi mi dà proprio soddisfazione la malata dell'ordine e della pulizia quale sono. Quindi iniziamo subito perché sono tantissimi, si può sicuramente definire il periodo dei campioncini perché finalmente mi sono messa e ho deciso di finirli per la maggior parte. Quindi, da cosa vogliamo iniziare? Sono un po' i prodotti. Vabbè, iniziamo da questa, che è la maschera viso pelli sensibili di Alchemilla. Queste sono uscite, diciamo, da poco, relativamente da poco, insieme a molti altri prodotti. Questo è il lince, se vi può interessare, vediamo se riusciamo. Eccolo, su qui, è abbastanza lungo. Allora, queste qui ce ne sono tre, uno per pelli, insomma, anti-age, una questa qua per pelli sensibili e poi ce n'è un'altra per il sebo, tipo, diciamo per le pelli grasse. Io ho deciso di prendere questa perché pensavo che tra le tre fosse quella, diciamo, più adatta, perché quella anti-age non la volevo prendere perché magari è troppo idratante, ho una pelle mista. Quella asciuga sebo, lo stesso, io non ho problemi di sebo, quindi non sapevo, quindi vabbè, prendiamo questa. Non mi è piaciuta. Nonostante abbia comunque il caolino al secondo posto, quindi sarebbe l'argilla bianca, alla fine non mi è piaciuta perché non faceva niente, sembrava quasi una crema. Era come se io mi mettessi un grande strato di crema sulla faccia e dopo un po' la sciacquassi, quindi alla fine mi idratava lo stesso, cioè comunque mi andava ad idratare, quindi non mi è piaciuta. Poi, tra l'altro, questa confezione ne fai almeno 3 di applicazioni, 3 o 4 pure. Non lo so, non mi è piaciuta, sicuramente non la ricomprerò, non penso che ricomprerò nemmeno una delle altre due versioni, quindi. Questa è la maschera capelli all'olio di macadamia della Omnia. Questa qua è conosciutissima, sicuramente la conoscerete, eccola qui. Allora, la Omnia è una marca comunque discreta, buona. Io penso che per essere un marchio bio da supermercato facilmente, rispetto agli altri prodotti, facilmente reperibile, sia buona alla fine come marca. Questa maschera ho provato questa alla macadamia e ai semi di lino, quella ai semi di lino. E questa è sicuramente meglio, sia come profumazione, come resa, però non credo che sia, cioè per me non è che ha questa funzione così lisciante e effetto morbidezza rispetto a come ho sentito altre recensioni. Però comunque è buona, sicuramente la ricomprerei. Adesso sto provando la versione in balsamo, hanno fatto il balsamo della versione tubetto che sta lì, cioè, non potrete mai vedere, mi sembra che sempre la macadamia ha preso, sì. Sempre la macadamia ho preso e pure mi sta piacendo abbastanza. Lisciga leggermente di meno, credo, rispetto a questa, però comunque alla fine è buona. Questa la consiglio assolutamente, costa tipo 4 euro, costa poco e la ricomprerei. Poi, questa veramente da tanto tempo ce l'ho. Allora, questa è la saponetta dei Provenzali, questo qua sapone corpo, questo è l'oro di mandorle dolci. Questa è enorme, tipo 250 grammi. La profumazione è buona, ma dopo un po' se ne va. Io per esempio ce l'ho ancora lì nella, diciamo, nella postazione saponetta. Ce l'ho ancora, solo che, la profumazione ce l'ho tipo da mesi, cioè non finisce mai. E la profumazione se n'è andata. Queste comunque mi piacciono in generale, le saponette di Provenzali mi piacciono, non seccano le mani, lavano bene, non sono aggressive, sono economiche, si trovano ovunque, ci sono diverse profumazioni. Questa però è, diciamo, di quella versione un po' più grande. Io di solito prendo quelle più piccoline, quelle, devo dire la verità, mi sono piaciute di più rispetto a queste qua, alle mandorle dolci. Non lo so perché, sia per la profumazione che per la resa. Boh. Che questa dovrebbe essere meglio, ma non lo è per me almeno. Comunque questa non credo che la ricomprerò mai più, perché è infinita. Questo campioncino di Verde Sativa, la crema viso per pelli giovani. Sta scritto prevenzione prime rughe. Ecco, allora questa, io Verde Sativa è un marchio che non ho mai provato. Ho solo questi campioncini che mi danno appunto nelle mie profumerie quando vado a comprare qualcosa. Io per la crema viso purtroppo riesco quasi solo ad utilizzare quella che mi faccio io in casa perché sapete che io ho autospignatto, riesco ad utilizzare solo quella perché è leggerissima, allo stesso tempo idrata. Non so come ho fatto a creare una cosa del genere, però mi funziona benissimo e la uso da anni. Non riesco a trovarne una crema sostitutiva, almeno per il giorno, per la sera posso.
Però per il giorno, questa credo sia una buona, cioè comunque un buon marchio, buonissimi ingredienti, sicuramente ve la consiglio, però più se siete proprio grasse, no, cioè se avete, secondo me che siete grasse, se avete una pelle grassa, no, però in generale è un buon marchio, non penso che la ricomprerò mai per lo discorso di prima. Poi, allora, ho provato poi questi due. Campioncini di Alchemilla, questo è del balsamo, è scritto in chiaro quindi non si capisce bene. Comunque uno è il cedro e il finocchio e uno è arancio e il limone. Devo dire la verità, nonostante quello più acclamato sia questo arancio e il limone, in realtà mi è piaciuto più questo qua, il cedro e il finocchio. Allora, questo qua, vi prendo anche questo che facciamo prima, perché ho usato anche lo shampoo dell'arancio e il limone. Non mi è piaciuto assolutamente. Questo mi ha seccato un sacco i capelli, nonostante sia per capelli secchi e danneggiati e trattati, mi ha seccato tantissimo. Nella cute mi ricordo non riuscivo tipo a lavarli, ho dovuto poi utilizzare un altro shampoo già stesso nella doccia. No, non mi è piaciuto, non lo compro per fortuna, perché io sono anni che voglio comprare lo shampoo, ma per il prezzo non l'ho mai comprato per fortuna, perché poi alla fine non mi sono trovata bene con 10 euro di shampoo, non avrei proprio saputo come terminarlo. I balsami sono decenti, ma ho detto mi piace di più questo qua, cedro e finocchio, però non sono comunque prodotti che comprerei a 10 euro, cioè a questo punto preferisco appunto quello là della Omnia, 4 euro, e passa la paura. Ho provato questo dentifricio della Dottor Organic al Tea Tree. Allora, questo sempre, c'è anche un altro in campioncino, mi è stato consigliato diverse volte, devo dire la verità, e io non l'ho mai voluto provare, e non ho mai provato nessun dentifricio bio, mai provato, devo dire la verità. E mi hanno consigliato appunto questo perché dicono che sia quello più buono, o comunque tra i più buoni. Devo dire la verità, mi sono trovata benissimo, la profumazione, il gusto è buonissimo. E la consistenza non è tipo di un dentifricio come lo conosciamo noi, è tipo più un gel, è proprio un gel, è trasparente, ma mi è piaciuto tantissimo, lascia la bocca freschissima, un buon sapore, buono, questo pure costa un po', per questo non l'ho mai comprato, però se dovessi scegliere uno bio sicuramente comprerei quello. Comunque questo shampoo, capelli naturali, di questo marchio che è la Specchia Sol. Ora, prima cosa, io non so dove si può reperire questo. Io l'ho trovato in un giornale, me l'ha comprato mio padre, non lo volevo nemmeno, ma mi sono trovata a questo giornale. Sono stata piuttosto felice. Questo dovrebbe essere uno shampoo appunto con un inci buono, cioè non dovrebbe essere, lo è. Però, cioè io non ho capito bene come funziona questo shampoo. Allora, inizialmente mi piaceva perché fa una grandissima schiuma, essendo un prodotto diciamo biologico comunque, infatti il certificato ICEA, fa molta schiuma comunque. Solo che la prima volta mi sembrava che mi avesse creato tipo una specie di uno strato come una patina che poi dovevo togliere con un altro shampoo. La seconda volta mi sono uscite queste bolle, insomma io comunque in generale non lo consiglio, devo essere sincera, non lo consiglio. A parte che, ripeto, non so manco dove si può trovare, quindi magari cioè, non potrete mai trovarlo. Allora, questa maschera per capelli dell'Alchemilla al mirtillo, poi c'è anche quella fragola e panna che non ho mai provato, ho un altro campioncino, cioè ho un campioncino di fragola e panna. Però no, non penso, cioè, la proverò, ma non penso la comprerò perché già l'ho odorata. Cioè, so parlare. La profumazione non mi piace, è troppo dolce, veramente quasi per me è super, è stucchevole. Questa invece è una profumazione molto buona, manco troppo pesante. Questa è la versione lucidante, mi sembra che quella fragola e panna sia ristrutturante. Comunque, questa mi è piaciuta tantissimo, è il secondo campioncino che proprio basta pochissimo, tipo veramente due gocce sui capelli e li ammorbidisce subito, li fa super lucenti, veramente buonissima. Questa la consiglio di comprare, probabilmente la comprerò pure in un futuro. Allora, questo è un profumino, un campioncino del profumo del Dr. Taffy della Camellia Gold, poi c'è anche la Camellia Chic, Camellia Rouge, qualcosa. Comunque, io ho provato solo questo. Allora, la profumazione è buonissima. Il problema è che è un po' pesante. Io ho un po' un problema con i profumi perché quelli troppo pesanti mi fanno starnutire, mi fanno venire mal di testa, non mi piacciono, non mi danno fastidio.
E questo purtroppo era uno di quelli, infatti non penso che lo comprerò mai, mi sembra che costa 22 € la confezione, diciamo, normale. Non so da quanto è, mi sembra da 50 forse, boh, o da 30. Comunque in realtà in generale ve lo consiglio tantissimo, questo è un problema che ho io con le profumazioni, però è veramente buono, dura tantissimo, si sente, la profumazione è fantastica. L'unica cosa è questi campioncini, cioè, ma che mi si dice, io come faccio a usare un campioncino di profumo in una confezione del genere, che una volta aperta cade tutto. Ovviamente non posso usarlo per una sola applicazione perché è tantissimo, cioè mi cospargerei di profumo, fare le scie ovunque, la gente mi potrebbe seguire tramite il fiuto. No, ragazzi, ho finito il mio primo profumo, parlando appunto di profumi, ho finito il mio primo profumo, volevo mettere insieme ai prodotti make-up, ma non lo so, alla fine, cioè, non sapevo dove metterli, in quale categoria metterli, alla fine l'ho messo in questa. Allora, ecco, per esempio, questa profumazione è molto simile a quella della Camellia Gold. Tantissimo. Allora, questo profumo ce l'ho da un'eternità, infatti fa schifo. Eccolo qui, è di Charro, non so come si pronuncia, For Woman. È un profumo molto buono. Anche questo, quello è un profumo invernale, a proposito. Anche questo lo è, perché anche questo è di quelli un po' pesanti, però a differenza di quelli è molto più leggero, cioè anche per la qualità sarà, rimane di meno, si sente di meno sulla pelle. Per me era sopportabile. Mo sta venendo la primavera, già mi sta iniziando la prima allergia, quindi da pochi giorni in poi non potrò più utilizzare profumi, vabbè. Dilemmi e tragedie delle persone allergiche. Comunque, questo mi è piaciuto tantissimo. Costava tipo 15 € per 30 ml, mi sembra. O 10 € per 30 ml, non mi ricordo. Non lo devo provare mai perché il solo pensiero di poter finire di nuovo, di dover finire di nuovo una boccetta del genere mi viene un attacco, però veramente buono, sono troppo felice di aver finito un profumo, adesso mi sto concentrando su un altro. Poi, struccante occhi idratante e delicato della Vivi Verde Coop. Allora, questa in realtà io non ne ho mai sentito parlare. Comunque, se ne ho sentito parlare, non ne ho sentito parlare benissimo. Ma un giorno ero disperata, non sapevo che struccante prendermi e quindi ho comprato questo. Questo è 150 ml, ovviamente sono tutti un inci tutto buono, lo sapete. E in realtà mi è piaciuto tantissimo, strucca benissimo, è delicatissimo, ha un profumo piuttosto gradevole. Sì, normale, niente di che, leggermente fiorito, però è buono. E mi strucca benissimo, l'unica cosa è che mi è durato poco. Devo dire questo, costa tipo 4 € 3-4 €, però mi è durato poco, però veramente lo ricomprerei, è buonissimo, lo consiglio assolutamente. Strucca tutto, anche tutto il mascara, è facile veramente da utilizzare. Allora, io di solito nei prodotti finiti non faccio mai vedere roba tipo salviette o, cioè non salviette, veline o bagnoschiumi, state qua, se non particolarmente importanti e rilevanti, appunto da farvi vedere. Ma vi faccio vedere questi strucchetti questa volta. Questi strucchetti, ho mischiato la parola dischetti e struccanti. Questi strucchetti, no, è bellissimo. Coniamo questo nuovo termine, viva gli strucchetti! Questa è la versione maxi. Mi sono piaciuti tantissimo. Questi qua grandi, a parte che ne uso uno e via, e faccio tutto. Sono morbidissimi, non sono cuciti di lato, però a differenza di quelli piccoli, però non si sfaldano, sono compatti, sono, mi sono piaciuti tantissimo, non mi irritano. A differenza invece di quelli piccolini, che non so, ma secondo me le hanno cambiati leggermente, perché ultimamente non mi piacciono. Compro sempre questi, infatti. Mi sembra che irritano, mi irritano, non sono morbidi, mi irritano la zona degli occhi e questa cosa non mi piace assolutamente. Questi ve li consiglio tantissimo, se dovete scegliere prendete questi. Allora, questo è un lip balm, lip butter della Nakomi, e di questo odore mi ricorda l'estate. Anche se ve lo sconsiglio di utilizzare in estate perché si squaglia tantissimo. Comunque questo qui, non so se, eccolo, della Nakomi Lip Butter. Questa è la profumazione Pina Colada. Ce ne sono tantissime. La profumazione è proprio quella, cioè Pina Colada. Madò, quanto mi ricorda il mare e l'estate. Allora, questo lo consiglio, nel senso che come prodotto è buono, è leggero, cioè in realtà ve lo consiglio nelle stagioni intermedie, tipo fine estate, autunno e primavera, perché in inverno, se avete le labbra molto secche, non vi basta, è troppo leggero.
In estate però si squaglia, quindi diciamo da utilizzare delle stagioni intermedie. Però come prodotto alla fine è buono, mi è piaciuto tanto. Il profumo, ve l'ho detto, è fantastico. L'unica cosa è che dovete essere abituati, cioè vi deve piacere la confezione del bottino perché dovete andare per forza col dito, non potete fare altrimenti. L'unico motivo per cui ve lo posso sconsigliare è il prezzo, perché costa tipo 10 euro, ma non so quanto sono qua dentro, quanti ml sono, però io non lo pagherei 10 euro, diciamo, non lo venderei a 10 euro, è un po' troppo. Io questo l'avevo avuto in regalo, se no non l'avrei mai comprato a 10 euro. Ultimo prodotto, questo ce l'ho da una vita, fa schifo veramente, mi vergogno anche a mostrarvelo. Comunque in originario era un guantone, diciamo, da utilizzare come scrub. Io ci mettevo lo scrub sopra che facevo, che compravo e poi lo passavo, perché aiutava a mantenere di più il prodotto e non farlo subito scivolare sulle gambe, eccetera. Allora, cose di cose della natura, questo prodotto l'ho comprato a Ecoverde un sacco di tempo fa. Beh, ora fa schifo, quindi lo devo buttare a forza. Poi non lo uso, non lo utilizzo da una vita, non lo utilizzavo più da una vita. Penso che esistano dei guanti migliori, sia per la comodità, perché alla fine questo è così, io non mi ricordo perché ce l'ho da una vita, però è così perché io tipo l'ho tagliato, perché altrimenti la mano tipo mi ricordo che non entrava la mano, quindi ho dovuto tagliare, tipo come se questa estremità fosse tale e quale a questa. E quindi la mia mano non entrava dentro e non mi trovavo. Diciamo di no, no, non me la consiglio. Esistono sicuramente dei guanti migliori, anche sul sito dell'Ecoverde. Secondo me non vale la pena, non mi sembra che mi è costato molto, però non lo so, non ve lo consiglio. Io quando lo usavo, stavo lì nella doccia, ma non lo usavo da una vita, quindi ho deciso finalmente di buttarlo e di darlo via. E basta, ragazzi, spero di... che questo video vi sia piaciuto, di avervi fatto un po' di compagnia. Voi come al solito me ne fate tantissima e mi piace tantissimo parlare di prodotti, di cose, di avere per fortuna e finalmente qualcuno con cui parlarne, perché io qui non ne ho. Le persone che mi circondano non sono molto appassionate come me, anzi per niente, se posso dirlo, quindi mi serve proprio parlare così con qualcuno di qualcosa. Quindi vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!